Cari amici, benvenuti, buonasera. Anche questa sera avremo l'opportunità di continuare il nostro viaggio nel mondo della scoperta, nel mondo della Bibbia, ed è per questo che vogliamo ringraziare prima di tutto il nostro grande Dio per questa possibilità che ci dà, e anche Ronnie e Laura che si dedicano a noi questa settimana e noi vi ringraziamo tantissimo. Guten Abend zusammen. Buonasera a tutti. Und vielen Dank, dass ihr auch heute Abend gekommen seid, dass wir gemeinsam studieren können. Grazie anche del fatto di essere qui questa sera, della possibilità di studiare insieme. Wir haben uns ja schon einiges gemeinsam angeguckt. Abbiamo già trattato alcuni temi insieme. Und ein bisschen liegt noch vor uns. E c'è ancora qualcosa di cui vogliamo Wir haben parlare. heute so ein bisschen besonderes Thema. Un tema speciale oggi. Es ist das Kapitel Nummer 5. Ed è il capitolo 5 della nostra Und da serie. wollen wir über Genetik sprechen. E parleremo della genetica. Das hat jeder von uns schon mal gehört. Qualcuno, circa ognuno di noi, ha già sentito parlare di questo tema, Aber die Wissenschaft darüber ist noch gar nicht so alt. però in realtà la scienza non studia la genetica da molto tempo. Dieses Thema ist super schön. Questo tema è veramente fantastico. Seit wir die Genetik haben, können wir so viel entdecken. Da quando è stata scoperta la genetica possiamo scoprire cose nuove. Und ich weiß, hier sind mindestens vier Ärzte im Raum, die das Thema viel besser präsentieren könnten als E io ich. so che ci sono almeno quattro dottori medici in sala che potrebbero spiegare questo tema meglio di me. Aber trotzdem ist es so, können wir es so weit machen, dass wir es alle verstehen, auch ich und ihr. Comunque cercheremo oggi di mettere le basi in una maniera tale che tutti possano capire di cosa stiamo parlando. Also, habt ihr schon mal so einen genetischen Strang gesehen? Avete mai sentito DNA? parlare della elica del DNA? Sieht irgendwie so aus. Circa ce lo immaginiamo così. Das ist ein gemaltes Bild, das ist kein Foto. Questo naturalmente non è una foto, ma è stato riprodotto il DNA. Aber so signifikant ist dieser Doppelhelix. Ma la cosa che ci interessa è questa elica doppia. Fantastisch aus. È veramente una cosa fantastica. Der äußere Strang besteht aus Zucker und Phosphor. Diciamo queste linee esterne sono formate da fosforo e da zucchero. Und innen drin sind sozusagen die Buchstaben. Mentre all'interno questi scalini sono come le lettere, sono lettere. Da steht die Erbinformation aufgeschrieben. Cioè la ATCG e lì dentro c'è la informazione ereditaria genetica che ci Das interessa. sind die sogenannten Aminosäuren. Lì dentro ci sono anche gli aminoacidi, Das sind Stickstoffverbindungen. con altri tipi di collegamenti chimici. Und sowas haben wir alle in uns drin. Ognuno di noi ha questo nel proprio corpo. Und da drin steht geschrieben, wie wir sind. E c'è scritto esattamente come siamo. Also in meiner DNA zum Beispiel Per esempio, nel mio DNA steht drin, ich habe helle Haut. c'è scritto anche pelle chiara. Oder ich habe blondes Haar. Ho capelli chiari e Und nicht so dichtes Haar. non capelli molto voluminosi. Und ich habe zum Beispiel wenig Phosphor in den Haaren. E per esempio nei miei capelli c'è meno fosforo, Laura hat viel. mentre Laura ne ha molto di fosforo. Deswegen ist das so lockig. Infatti diciamo, il riccio sono questi legami di fosforo che vanno a creare il riccio. In unser DNA ist schon geschrieben, wie sich die Dinge ausprägen. E nel nostro DNA è proprio scritto come sarà anche la manifestazione di questa informazione genetica. Zum Beispiel bei Laura ist ausgeprägt, sie hat braune Augen. Per esempio, in me è, diciamo, soprattutto evidenziato il gene degli occhi marroni. Die Gene für braune Augen habe ich auch. In teoria ci sono i geni degli occhi marroni anche in me. Aber die sind bei mir nicht aktiv. Però non sono attivati. Ich hätte auch gerne blaue Augen. Anche potrebbero essere blu oppure Oder grüne Augen. verdi. Aber ich habe von allem so ein bisschen bekommen. Ma il mio è stato un misto, ho ricevuto un misto di questi geni. Also meine Augen sind alles so ein bisschen. Ecco perché nei miei occhi c'è un colore un poco Aber indefinito. steht in meinen Genen drin. Però la possibilità lì di avere tanti colori c'è. Und das ist schön. Also die Gene, die wir haben, da ist unglaublich viel Information drin. È incredibile quante informazioni sono scritte nei geni. Und wenn ihr euch mal umguckt, seht ihr das. E quando voi vi guardate gli uni gli altri, vedete queste differenze, questa varietà. Wir sind alle Menschen.
Tutti siamo uomini. Wir sind Männer und Frauen. Siamo uomini e donne. Wir sehen alle unterschiedlich aus. Tutti siamo diversi. Aber sind alle Menschen. Però tutti facciamo parte della umanità, dell'essere umano. Wir gehören zur gleichen Art. Quindi facciamo parte della stessa specie. Und diese Gene müssen wir vererbt bekommen haben, die wir haben. E naturalmente c'è questa ereditarietà, quindi abbiamo ricevuto questi geni per eredità. Manchmal sieht man das, dass Kinder so Ähnlichkeit mit den Eltern oder den Großeltern haben. E infatti si vede anche quando i bambini assomigliano ai genitori e ai nonni. Also wir geben Dinge weiter. E siamo noi che diamo nella riproduzione delle informazioni ad altri. Das ist bei uns so. Questo è quello che ci caratterizza. Das sehen wir auch bei den Rosen zum Beispiel. E la stessa cosa la vediamo anche nelle rose. Die Rosen haben alle genau den gleichen genetischen Stamm. Come diciamo origine, tronco genetico, le rose sono tutte uguali, hanno la stessa potenzialità. Die haben die Gene für rote Blätter, gelbe Blätter, weiße Blätter. E la possibilità dei geni che possono dare petali rossi, bianchi, gialli. Und man kann versuchen, das so zu züchten, indem man die Rosen miteinander kreuzt. E infatti si cerca anche di creare delle nuove specie con colori, diciamo, mescolati in maniera tale, cioè, diciamo, incrociando due tipi di colori di rose diverse. Zum Beispiel Rot und Weißkreuz. Per esempio, se noi incrociamo la rosa rossa con quella bianca, kann da sowas bei rauskommen. Può venire una rosa del genere più mescolata. Oder sowas. Oppure una rosa rosa. Also, je nachdem, wie ich das miteinander verkreuz, a seconda di come vengono fatti questi incroci, kann ich bestimmte Farben entwickeln. Alla fine posso veramente anche sviluppare dei nuovi colori. Und sogar Muster. E addirittura un nuovo, una nuova forma, tipo. Und sogar die Form. Die Form. Addirittura anche la forma, il modo in cui sono, diciamo, questi petali. Sorry, also wie das zum Beispiel. Per esempio, questi petali hanno un determinato tipo di forma. Ride perché ho già anticipato forma, voleva dirlo lui. Bei den Blumen freuen wir uns darüber. E siamo contenti quando vediamo i fiori di questa varietà. Das ist schön, wenn wir uns darüber auch bei Menschen freuen können. Ed è bello anche vedere questa varietà negli uomini. Wir haben weiße Menschen. Ci sono i bianchi. Wir haben schwarze Menschen. Ci sono i neri, gli uomini neri. Wir haben braune Menschen. Gli uomini più marroni. Wir haben gelbe Menschen. Quelli che sono più gialli. Wir haben rote Menschen. Gli uomini rossi, rossicci. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Hautfarben. Quindi anche per quanto riguarda la pelle c'è un grande spettro genetico. Manchmal freuen wir uns darüber bei den Pflanzen. E siamo molto contenti di questo per quanto riguarda i colori delle piante, però molto spesso si trova come un metodo strano e purtroppo hanno delle conseguenze negative quando gli uomini sono diversi per il colore della pelle. In realtà dovrebbe essere una cosa positiva e bella come per quanto riguarda le piante. Perché la predisposizione quasi, la base genetica è uguale per tutti. Also bei mir sind zum Beispiel die Gene für weiße Haut ausgeprägt. Per esempio, a me si manifestano questi geni della pelle chiara. Hast du schwarze Vorfahren? La mia domanda mi chiede, hai tu degli antenati di pelle nera? Devo chiedere anch'io, ce li abbiamo? No. No, wahrscheinlich nicht, oder? Forse no, giusto. Also, non sappiamo, però diciamo di no. In meiner Familie habe ich auch keine, die ich wirklich kennen würde. Ok, anche nella mia famiglia non ci sono, oppure io non lo so che se ci sono, non penso. Es wäre aber möglich, però sarebbe possibile, wenn Laura und ich ein Kind hätten, se Laura ed io avessimo un figlio, das ist schwarzes. Che questo figlio potrebbe essere nero. Das ist super selten. Naturalmente è difficilissimo, però potrebbe essere possibile. Aber das kann passieren. Può essere possibile. Die Ärzte wissen es vielleicht besser als ich. Naturalmente i medici potrebbero spiegare questa cosa geneticamente migliore, meglio di me. Das sind pro Jahr vielleicht 3 Fälle weltweit. Forse ci sono pochissimi casi, 3 che io ne conosco in tutto il mondo. Weiß ich nicht, irgendwie so. Però also, potrebbe ganz, essere. Ganz, ganz wenig. Molto pochi, però ci sono stati questi casi di genitori bianchi che hanno dato un figlio scuro. Ganz oft gibt's ein Vaterschaftstest. In quel caso lì si fa anche il test del padre per la paternità, però... Also, was ist bei den Tieren so? Comunque, per quanto riguarda anche gli animali, zum Beispiel hier bei den Finken, conosciamo questi fringuelli. Das sind diese berühmten Darwin-Finken. Sono molto famosi i fringuelli di Darwin. Charles Darwin kennen wir.
Lo conosciamo tutti, Charles Darwin. Das ist ja ein sehr berühmter Naturwissenschaftler. Era uno scienziato molto famoso. Ist nicht einer der größten, aber ein sehr berühmter. Non è uno dei più grandi, però uno dei più famosi. Und hier hat er was ganz Interessantes entdeckt. E quello che lui ha scoperto con questo è molto interessante. Er hat Finken beobachtet. Ha guardato i fringuelli. Und hat gemerkt, dass diese Finken irgendwie alle unterschiedlich sind. In questa osservazione ha visto che tutti i fringuelli sono diversi. Einige von diesen Finken haben dicke Schnäbel. Alcuni hanno un becco spesso, importante. Einige haben dünne Schnäbel. Altri ce l'hanno molto fine il becco. Einige haben lange. Altri ce li hanno lunghi. Einige kurze. Altri ne hanno un becco corto. Einige sind gerade. Altri sono dritti. Einige sind gebogen. Altri sono curvi. Aber sind alles Finken. Però sono tutti fringuelli. Und Darwin hat gesagt, die sind alle miteinander verwandt. E Darwin ha detto, ma sì, sono tutti imparentati tra di loro. Einige sind schwarz, alcuni sono scuri, neri, einige sind braun, altri sono marroni, einige sind heller, altri sono più chiari. Und er hat gesagt, irgendwie müssen die einen gemeinsamen Vorfahren haben. E ha pensato che tutti quanti devono avere un antenato comune. Es muss so eine Art Urfink gegeben haben. Ci deve essere un antenato fringuello. Und in diesem Urfink, e questo antenato fringuello, war die ganze Information drin für all das. Conteneva tutte le informazioni per poter avere una variazione del genere. Ohne dass er die Genetik kannte, hat er das schon gesagt. Senza conoscere la genetica, lui aveva già fatto questa teoria. Eigentlich genial. Che è molto geniale. Und das kennen wir auch von den Pferden zum Beispiel. La stessa cosa se parliamo dei cavalli. Es gibt kleine und große. Ce ne sono di grandi, piccoli. Es gibt dicke und dünne. Ci sono dei più grossi, quelli più magri. Alle möglichen Farben. Tutti colori diversi, aber genetisch sind die alle gleich. Però geneticamente sono tutti uguali. Übrigens, die Zebras auch. Per esempio anche le zebre appartengono a questi. Und sogar die Esel passen da rein. E anche in questa famiglia troveremmo gli asini. Das ist alles die Art der Pferde. Sono tutti una famiglia di equini. Es gibt so einen kleinen Trick, wie man merken kann, ob das eine Art ist, genetisch. Per capire se geneticamente stiamo parlando di una stessa specie o famiglia, c'è un piccolo esperimento facile. Entweder kann man sich die Gene angucken. O appunto dobbiamo fare l'analisi genetica. Aber das ist für uns ziemlich schwierig. Che è naturalmente difficile. Oder man kann versuchen, die Tiere untereinander zu kreuzen. Oppure si può vedere la riproduzione, se queste specie tra di loro si possono incrociare. Kann ich ein schwarzes Pferd mit einem weißen Pferd. Posso incrociare un cavallo nero con uno bianco? Sì. Sì. Kann ich ein Pferd mit einem Eselpaar? Posso incrociare un asino con un cavallo? Sì. Ein Esel mit einem Zebra? Con la zebra, un asino con la zebra? Sì, sì. Alles Pferde. Sono tutti della famiglia di questi equini. Sie sind genetisch alle ziemlich gleich. Questa è cosiddetta specie genetica uguale, simile. Sie haben alle die gleiche Information. Cioè tutti hanno come base la stessa informazione genetica. Einige Sachen sind ausgeprägt und einige sind sozusagen abgeschaltet. Però per alcuni si sono attivati alcuni tipi di geni, per altri questi geni sono stati messi in off, disattivati. Und bei den Katzen kann das auch. Anche per quanto riguarda i gatti, la stessa cosa. Die können wir alle miteinander verkreuzen. Tutti li possiamo incrociare tra di loro. Und sieht fantastisch aus. E vediamo delle cose meravigliose. Diese Urkatze muss eine riesen Vielfalt gewesen sein. E questo antenato del felino deve avere in sé tutte queste potenzialità genetiche. Das gleiche bei den Großkatzen. La stessa cosa anche per i felini più grandi. Zum Beispiel der Tiger. Per esempio la tigre. Oder der Luchs. Oppure la lince. Oder zum Beispiel ein Puma. Il puma. Puma oder Jaguar, il giaguaro, oder Panther, oppure la pantera, oder Gepard, il ghepardo. Das sind alles Katzen. Tutti sono felini, grandi gatti. Die kann man alle miteinander verkreuzen. Si possono incrociare tra di loro. Was ist eigentlich die größte Katze, die wir kennen? Conoscete, sapete qual è il felino più grande che conosciamo, abbiamo mai visto? Siberische Tiger. Stimmt, der sibirische Tiger ist der größte. È veramente così, la tigre siberiana è la più grande felino. Die hat riesen Tatzen. Ha delle zampe gigantesche. Der kann auf dem Schnee laufen. Può naturalmente camminare anche sulla neve. Nun, der sibirische Tiger ist wirklich der größte, den man natürlich kennt. È veramente il felino più grande che conosciamo naturale. Das ist die größte Katze Asiens. Cioè il più grande felino dell'Asia. Welches ist die größte Katze Afrikas? Però qual è il più grande felino dell'Africa?
Tiga. Tiga è Asia? La tigre la troviamo nell'Asia, però nell'Africa. In Africa? Leone. Leone. Löwe, il leone. Nun, wenn ich jetzt ein Löwenmännchen mit einem Tigerweibchen kreuze. Ok, se adesso un leone maschio lo faccio riprodurre insieme, incrociato con una tigre femmina. Was kommt dabei raus? Come si chiama questo animale? A lion with a tiger. Un leone con una tigre. Das Tier heißt dann Liger. Il Liger. Liger. Il Liger, quindi Liger, leone. Liger, leo, il leone con la tigre. L'avete mai sentito? Il Liger, si chiama Liger in italiano. Liger. Leone, Liger, Liger o... o. Yeah. Diese Katze ist noch größer als die sibirische Tiger. Ebbene, questo affilino che è stato incrociato è più grande anche della sibirische Tiger. Noch größer als die sibirische. È più grande della tigre siberiana come dimensioni. Diese Katze wiegt fast eine halbe Tonne. Che pesa circa mezza tonnellata. Riesengroß. Molto grande. Die kann man in Zoos sich angucken. Ci sono degli zoo che hanno questo animale anche adesso. Natürlich. Auf natürlichem Weg paaren die sich selten. Però naturalmente è quasi impossibile che con metodi naturali questi tigre e leone vanno a riprodursi insieme. Meistens kämpfen die. Di solito sono uno contro gli altri questi due branchi. Löwen leben im Rudel. Rudel? In der Gruppe. Ah, c'è il branco di leoni. Und Tiger allein. Mentre le tigri sono molto indipendenti, non c'è il branco di tigri. Und wenn die sich mal begegnen irgendwo, dann kämpfen die meistens. E di solito c'è un conflitto quando si incontrano il leone con le tigri. In zoos. Anche negli zoo. Nun, jetzt gibt es noch andere. Ora ci sono degli altri felini. Zum Beispiel dieser hier. Per esempio questo qui. Die haben uns gestern angeguckt. L'abbiamo anche visto ieri. Smilodonte. Lo smilodonte. Das ist also der Säbelzahntiger. Che è la tigre dai denti a sciabola. Das ist auch eine Ausprägung einer Art. Che è anche uno sviluppo di una determinata linea, specie. Das heißt, in diesen Katzen sind Gene drin, die kennen wir heute gar nicht mehr. Cioè, in questo felino ci sono dei geni che adesso non conosciamo, non li conosciamo più. Und jeder würde sich wundern, wenn seine Hauskatze plötzlich so eine Zähne hat. E naturalmente per ognuno di noi sarebbe strano vedere un gatto con questi denti a sciabola. Aber es ist möglich, dass die Genetik noch drin ist. Però, appunto, dato che nel passato è stato trovato, è possibile che la genetica di questi denti a sciabola è ancora nei gatti di oggi. Also wenn die Bibel sagt, Gott hat nach die Tiere nach ihren Arten geschaffen. Quindi quando Dio dice Dio ha creato, la Bibbia dice Dio ha creato ogni animale secondo la propria specie. Dann meint das nicht die gleiche Art wie heute. Non è la parola specie, la specie che noi diciamo oggi, una specie di gatto diverso dall'altro. Das hebräische Wort ist Min. La parola per specie è Min. Das meint was anderes als wir heute als Art bezeichnen. E non è la stessa specie che adesso gli scienziati indicano come specie. Und seit Darwin hat der Begriff eine Wandlung erfahren. Perché Darwin ha cambiato il significato di questa parola. So sieht's heute aus. E questo è quello che oggi vi faccio vedere. Also wir haben sozusagen ein Reich. Allora, c'è il regno. Das Reich der Tiere. Per esempio il regno degli animali. Und da haben wir zum Beispiel den Eisbären. Per esempio abbiamo lì l'orso polare. Schwarzbären. L'orso nero, bruno. Panda-Bär. Poi il panda. Fuchs. La volpe. Ein Eichhörnchen. Lo scoiattolo. Schlange. Il serpente. Und ein Seestern. E la stella marina. Das sind die gehören alle zum Tierreich. Questo noi lo chiamiamo è il regno degli animali. Aber die gehören nicht alle zu den sogenannten Chordata. Però non fanno tutti parte della stessa cordata o filum o della stessa fila plurale. Der Seestern hat keine Wirbelsäule. Perché? Perché la stella marina non è un vertebrato. Und so fällt er daraus. E quindi già il vertebrato non è lo stesso filum. Gli invertebrati non sono lo stesso filum dei vertebrati. Die nächste Ordnung, die Klasse. Poi l'altra classificazione si chiama classe. Zum Beispiel Säugetiere. Per esempio sono tutti mammiferi. Da fällt die Schlange raus. Infatti il serpente non è più nella classe. Dann sagen wir die Fleischfresser. Poi diciamo l'ordine, cioè i carnivori, l'ordine dei carnivori. Da fällt das Eichhörnchen raus. E lì appunto lo scoiattolo non è più un carnivoro, quindi esce dall'ordine.
corne. Dann kommt die Familie. Poi viene la famiglia come gruppo. Die Familie der Bären. E in questo caso è la famiglia degli orsi. Und dann geht's noch tiefer. E ancora più preciso. Die Gattung. Abbiamo il genere. Und dann das, was wir heute Art nennen. E poi c'è quello che noi chiamiamo specie nel nostro gergo das, quotidiano. Das Individuum. Cioè proprio questa specie precisa di orso polare. Was die Bibel mit Art meint, però quella parola della Bibbia che noi traduciamo con specie ist das da. È la famiglia, corrisponde alla famiglia. Das heißt, die Art der Bären. In quel caso lì è la famiglia dei, degli orsi. Oder die Art der Hunde, also Wölfe. Oppure la famiglia dei cani su cui fanno parte anche i lupi, per esempio. Oder die Art der Katzen. Oppure i felini, questa specie viene chiamata la specie dei felini nel senso famiglia. Das sind einzelne Arten. Quindi, secondo la Bibbia, queste sono le specie genetiche. Und die haben interessanterweise auch die gleiche Genetik. E hanno una genetica diversa l'una dall'altra, questa specie famiglia diversa dall'altra. Das macht es spannend für uns, das heute in der Genetik zu erforschen. Ecco perché è interessante per noi oggi capire come funziona la genetica. Denn die Bibel teilt die Tiere nach ihrer Genetik. Perché la cosa straordinaria è che la Bibbia ha diviso le specie secondo genetica. Das konnten wir vor 200 Jahren noch nicht wissen. E noi 200 anni fa questa cosa non la sapevamo. Aber heute wissen wir. Però oggi sappiamo che questa è la spiegazione. Also, wo kommt diese Information eigentlich? Parliamo un attimo di queste informazioni, da dove vengono. Ich meine, alles, also alle Informationen, die wir haben, steht in unserer DNA. Abbiamo detto che tutto quello che abbiamo di informazioni nel corpo è scritto nel DNA. Jetzt die Ärzte und Wissenschaftler sagen, gli scienziati, così come i medici, sanno die Information in jeder Zelle, che in ogni cellula Menschen, umana sind ungefähr so, entsprechen ungefähr 20 großen Enzyklopädien. Le informazioni che ci sono in ogni cellula umana sono tante quante se prendessimo non una enciclopedia, ma 20 enciclopedie insieme. Das ist eine Riesenmenge an Information. È un'informazione gigantesca. Aufgeschrieben in so einem Doppelhelix. Che viene scritta e sintetizzata nella doppia elica. Und wer hat diese Information geschrieben? E la domanda è: chi ha scritto questa informazione? Wie kommt das da rein? Come mai entra nella cellula? Wir gucken uns mal ganz kurz an, wie so eine Zelle aussieht. Vi faccio vedere un attimo come è formata la cellula. Beispiel einer Zelle. È molto simbolico questo diagramma, disegno. So eine Zelle ist hochkomplex. Che in realtà la cellula è molto più complesso di questa. Oh, da sind zum Beispiel, Mitochondrien. Per esempio ci sono i mitocondri. Das sind so die Kraftwerke in der Zelle. Che sono quelli che producono l'energia più che altro della cellula, per la cellula. Dann haben wir zum Beispiel diesen, Golgi-Apparat. Poi abbiamo l'apparato del Golgi. Also der produziert zum Beispiel Lysosomen. Che produce i lisosomi. Lisosomi. Also sowas zum Beispiel. Und die sind sozusagen dafür da zur Reinigung. E servono tra l'altro anche per purificare la cellula, mettere in ordine. Haben auch noch andere Aufgaben. E ci sono anche altre attività. Dann haben wir zum Beispiel dieses Reticulum. Poi c'è il reticolo plasmatico, per esempio. Das ist also Ribosomapparat. Poi abbiamo l'apparato dei ribosomi. Und da drin ist der Nucleus, der Zellkern, also e all'interno c'è il nucleo. Und da drin, e dentro il nucleo da befindet sich dann unsere Erbinformation. Abbiamo tutta la nostra informazione genetica. Aufgeschrieben in so einem Chromosom. Scritta nei cromosomi. X-Chromosom, no? Questo per esempio un cromosoma a forma di X. Und da drin stehen dann die Informationen. E lì dentro viene praticamente avvolto l'informazione genetica come DNA. Und davon haben wir 23 von Papa und 23 von Mama. E di cromosomi ne abbiamo 23 dalla mamma, 23 dal papà. Nun, diese Information, die jetzt beschreibt, wer ich bin, wie ich bin. Queste informazioni che descrivono come sono fatto, chi sono io. Da steht viel mehr drin, als ihr sehen könnt. C'è scritto lì dentro molto di più di quello che fenotipicamente, cioè l'esterno, viene manifestato. Also zum Beispiel hier. Per esempio qui. Also das, wir nennen sozusagen die Information den Genotyp. Quindi l'informazione viene chiamata genotipo. Da steht drin, Ronny ist ein Mann. Dove c'è scritto Ronny è un uomo. Mit grünen Augen. Con, per esempio, occhi chiari, occhi verdi. Weiße Haut. Con la pelle chiara. Und
was auch immer, seine Leber ist so groß. E tutto il resto, quanto è grande il fegato, tutti i dettagli. Ganz viele Informationen. Tante informazioni. Davon ist einige Information aktiv und einiges unterdrückt. Però ci sono alcune di queste informazioni che sono state attivate, altre che non sono attive e visibili. Woher wisst ihr, was unterdrückt ist und was aktiv ist? E come facciamo a sapere che cosa è stato attivato e cosa non è stato attivato? Indem ihr mich anguckt. Nel momento in cui mi vedete fisicamente, fenotipicamente. Also, was der Genotyp sozusagen beschreibt, nennen wir den Phänotypus. Quello che viene ad essere manifestato è il fenotipo. Also hier drin steht die Information für braunes Haar und weißes Haar und rotes Haar und schwarzes Haar. Lì ci sono delle informazioni anche per quanto riguarda i capelli che possono diventare chiari, più scuri, eccetera. Aber angeschaltet sozusagen ist nur das braune Haar. Però attivo viene là il colore, per esempio marrone. Aber die Information ist schon da. L'informazione è lì. Und dann wird bestimmt, was ist an und was ist aus. Però poi viene anche attivato che cosa certi geni vengono attivati invece che altri. Das heißt, am Anfang muss unglaublich viel Information da gewesen sein. Vuol dire che all'inizio ci deve essere stato un gruppo immenso di informazioni. Denn Information verliert man auch irgendwann. Perché le informazioni con il tempo vengono a diminuire, quindi si perdono. Jetzt, woher kommt eigentlich diese Masse an Informationen? E la domanda è, ma questa immensità di informazioni che ci descrivono in generale, da dove viene? Also, es gibt, vielleicht kennt ihr das Modell, dieses evoluzionistische Modell. Voi conoscete sicuramente il modello evoluzionista. Das habe ich so in der Schule gelernt, no? Che ho imparato anch'io a scuola. Also, es hieß, aber damals, also vor ungefähr 2 Milliarden Jahren. Si dice che 2 miliardi anni fa, da war das Meer, das nannte sich Ursuppe. Nel mare c'era questa zuppa primordiale, liquido primordiale. Und in diesem Meer, e in questo mare è iniziato tutto. Die Atmosphäre war noch etwas anders als heute. L'atmosfera era diversa da quella di oggi. Und dann haben sozusagen Blitze eingeschlagen e poi, grazie all'energia dei lampi, dei fulmini, und es gab viel Energie. Che anche si è andato a mettere nell'acqua l'energia. Und jetzt hat sich plötzlich Zucker gebildet. Si è creato, è iniziato a crearsi lo zucchero. Und hat angefangen, eine riesen Information zu schreiben. E questo ha creato un'immensa quantità di informazioni. Also zum Beispiel 20 Enzyklopädie. E questa informazione che corrisponde alle nostre 20 enciclopedie. Also die Information, die eine Zelle braucht. Cioè, in questa cellula primordiale ci devono essere tutte le informazioni dentro di queste 20 enciclopedie. Jetzt, man geht davon aus, dass die Atmosphäre damals anders war. Ok, si pensa che l'atmosfera all'inizio sia diversa. Denn es darf kein Sauerstoff da sein. Perché se ci fosse, non è possibile, cioè non è permesso, il fatto che ci fosse dell'ossigeno nell'atmosfera. Sobald nämlich Sauerstoff in der Atmosphäre. Perché nel momento in cui ci fosse ossigeno in questa atmosfera della zuppa primordiale, zerstören die Gene, die gerade gemacht worden sind. Proprio questi geni sarebbero ossidati, si distruggono. Also sagt man, es war kein Sauerstoff in der Atmosphäre. Quindi diciamo sicuramente nell'atmosfera primordiale non c'è l'ossigeno. Die sogenannte Uratmosphäre. Che si chiama atmosfera primordiale. Da war Methan und Schwefel und so. C'era il metano, c'era lo zolfo, il metano, lo zolfo. Aber ist das möglich? Ma è possibile? Wir stellen uns mal vor, es ist kein Sauerstoff in der Atmosphäre. Immaginiamo che non ci sia l'ossigeno nell'atmosfera. Woraus besteht eigentlich unsere Ozonschicht? Ma la nostra strato di ozono, da che cosa è formato? Ozono? O3, O3, giusto, O3, ossigeno 3. Cioè una concentrazione molto compressa di ossigeno, così per dire. Also wir nehmen den aus der Atmosphäre raus. Quindi se non ci fosse questo nell'atmosfera, was passiert jetzt mit dem Planeten? Cosa succede con il pianeta senza ozono? Die Sonne scheint auf dem Planeten. Il sole che va a illuminare il pianeta. Und die Sonnenstrahlung. I raggi. Trifft auf das Wasser. Violetti andrebbero a incontrare l'acqua. Was passiert mit dem Wasser, wenn wir keine Ozonschicht haben, die Sonne darauf scheint? Cosa succede con l'acqua se questi raggi solari vanno direttamente, diciamo, verso l'acqua, senza protezione? Es wird warm. Das stimmt. Si riscalda. Und es spaltet sich, nicht wahr? Ma anche l'acqua si divide, le molecole di acqua si dividono. In was spaltet sich das? E l'acqua, da che cosa è formata le molecole, la molecola dell'acqua? H2O, H2O. 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 In Wasserstoff?
in idrogeno e proprio l'ossigeno. Sobald ich Wasser da hab, quindi immaginate questo modello. Hab ich automatisch eine Atmosphäre. E proprio così, grazie al sole e a questa acqua, subito ci deve essere l'ossigeno, perché si forma l'ossigeno. Oder ich muss die Sonne ausstellen. Oppure questo modello funziona solo se non esiste il sole. Also, bis heute weiß noch niemand, wie das entstanden sein kann. Quindi in realtà nessuno ha una spiegazione di come fosse possibile questa atmosfera e che si fossero formate le 20 enciclopedie. Genau, man sagt, wir nehmen an, es war da, denn wir sehen ja, es ist da. Noi diciamo che deve essere così perché lo vediamo. Ist ja auch legitim, irgendwie muss ja weitergehen, la teoria. E in realtà uno in questa teoria, che già all'inizio ha tanti problemi, lo prende come un dato di fatto e continua a costruire su questa base. Also, wir stellen uns vor, es gab einen Blitzeinschlag und ein paar Riesenzufälle und plötzlich wurden unglaublich viele Informationen exakt geschrieben. Quindi mettiamo che, anche se non abbiamo la spiegazione, sia stata proprio così, questa zuppa primordiale con questa energia abbia formato questa informazione gigantesca. Jetzt schwimmt da im Meer sozusagen der Bauplan für ein Auto. E diciamo che lì c'è questo progetto. Warum für ein Auto? Weil die Zelle viel zu kompliziert ist. Ah, ok. Diciamo che fosse come se ci fosse un progetto di un'auto. Io ho chiesto perché non di una persona, stiamo parlando della persona, ha detto perché la cellula è molto più complicata di un'auto. Quindi mettiamo il caso semplice che attraverso questa atmosfera, con questo modo, si sia creata l'informazione per creare un'auto. Also, das ist also Baupläne jetzt. Questo è praticamente, abbiamo detto che si è formato il progetto di una macchina. E come è creato? Offizielle Antwort? Qual è la risposta che abbiamo? Zufall. Per caso, bravo, conosci il tedesco. Das kann man, so oder so sagen. Si può dire così o così. Aber es ist sozusagen zufällig entstanden. Cioè praticamente si capisce che è per caso. Ok, wir sagen mal, das war so. Diciamo che anche questo è vero. Beh, ammettiamo. Also unglaubliche Mengen an Informationen zufällig in Zucker geschrieben. Quindi abbiamo detto che abbiamo scritto nella maniera giusta tutte queste informazioni. Und das schwimmt da jetzt im Meer. E sono in questa zuppa. Jetzt hilft uns das aber nicht. Però questo ancora non ci aiuta. Ich habe immer noch keine Zelle. Perché la cellula non si è neanche formata. Bis jetzt habe ich eine riesen Information. Per adesso soltanto questa informazione genetica. Aber ich brauche jemanden, der das liest. Ma abbiamo bisogno di qualcuno che legge l'informazione genetica. Was nützen mir die Bücher, wenn sie keiner liest? Che cosa mi servono a me l'enciclopedia con i libri se non vengono letti? Also ich brauche jemanden, der die Baupläne liest. Quindi ci vuole qualcosa, qualcuno che legga il progetto che è stato creato. Also ich brauche ein Enzym. E questo lo chiamiamo enzima. Woher kommt dieses Enzym? Infatti, da dove viene l'enzima che legge il DNA? Super. Da dove viene? Per caso. Es war da. È stato era lì. Es hat Information gesehen. Abbiamo detto già l'informazione, c'era. Und hat angefangen, die Information zu lesen. E poi questo enzima, proprio quello giusto, è andato a leggere proprio quell'informazione. Jetzt habe ich Unmengen an Informationen und ich habe einen, der das lesen kann. Quindi finalmente ho in una qualche maniera un sacco di informazione, uno leggere, zufällig da. Che per caso era lì. Jetzt hilft mir das aber auch noch nicht. Però ancora non abbiamo risolto il ich problema, perché non ho ancora la cellula. Bis jetzt habe ich einen fleißigen Studenten, der liest. Abbiamo soltanto qualcuno che legge l'informazione, der zufällig da war. Che per caso era lì. Ich muss also eine Zelle bauen. Io devo anche costruire questa cellula primordiale. Funktioniert das? E come funziona? Ich brauche so ein Ribosomapparat. Ho bisogno di un ribosoma. Also ich brauche eine Fabrik. Che è una specie di fabbrica. Die in der Lage ist, die reinkommende Information. Che è capace. In Proteine umzuwandeln. Di utilizzare questa informazione già modificata e trasformarla in proteine. Also Proteinstrukturen zu bauen. E creare queste strutture proteiche. Ich muss ja irgendwie meine Zelle bauen. E alla fine devo creare un'intera cellula, immaginiamo. Mit all den Sachen da drin. Con tutte le cose che ci servono dentro. Also die Bücher waren Zufall. Quindi abbiamo detto che i libri erano un caso. Das Enzym. L'enzima. War Zufall. Era anche un caso. Dieser riesige Ribosomapparat. Tutto questo ribosome che è un apparato complesso. Woher kommt der? Da dove viene? Zufall. Der il caso. Der schwamm da rum.
Anche lì stava anche lui creato in questa zuppa e nuotava. Aber das hilft mir immer noch nicht. Ma ancora non siamo arrivati. Denn was nützt mir eine Fabrik? Perché cosa mi serve il ribosoma? Eine Zelle besteht ja aus Material. Naturalmente abbiamo altri materiali nella cellula. Die Fabrik braucht Werkstoff. Ah, il materiale che ha bisogno il mitocondrio viene da qualche parte. Die Zelle ist ja aufgebaut. Perché la cellula è formata da elementi che devono essere presi. Sie braucht Kohlenstoff, sie braucht Sauerstoff, sie braucht Stickstoff. Per esempio c'è bisogno del carbonio, c'è bisogno dell'idrogeno, c'è bisogno dell'ossigeno. Da muss eine ganze Struktur gebaut werden. E ci sono altre strutture che devono essere create. Woher kommen denn die Sachen? Ma da dove vengono tutte queste cose, elementi necessari? Und die waren irgendwie da. E qualcuno l'ha portati lì per caso. Also die Theorie besagt, wenn man sie vereinfacht. Quindi, per semplificare, la teoria e l'evoluzione semplifica tutta questa cosa complessa. Am Anfang war das Wasser. E dice, all'inizio c'è stato questo liquido. Dann schlug ein Blitz ein. Poi c'è stata l'energia di un temporale, di un fulmine. Und es hat sich eine Zuckerstruktur, eine sehr, sehr lange Zuckerstruktur entwickelt, eine DNA. E si è creata questa struttura lunghissima formata da zuccheri, DNA. Die hätte sich eigentlich wieder aufgelöst. Che in realtà non sarebbe neanche potuta resistere in questa atmosfera che non si è però sciolta. Bevor sie sich aufgelöst hat, però nel momento in cui poco prima di sciogliersi kam Enzym vorbei, hat's gelesen, è venuto questo enzima che ha potuto leggere questa informazione genetica hatte zufällig ein Ribosomapparat an der Hand, e paradossalmente in quel momento c'era anche un ribosoma und konnte das in Protein umbauen, che poteva anche leggere e trasformare le informazioni in proteina. Und hat nachher eine Zelle gebaut. E alla fine si è creata questa cellula. Und so ist die Urzelle entstanden. Questa è la cellula primordiale. Das ist die offizielle Theorie. Questa è la teoria ufficiale. Man hört ihn nur nie so. Ma non si sente, uno non ci pensa perché non ci ragiona così. Das heißt immer, da sind so Sachen passiert über Millionen Jahre Prozesse und dann ist da eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Impara è una probabilità che questi attraverso milioni e milioni di anni si sia formata questa cellula primordiale. Aber wir haben noch nie was Vergleichbares beobachtet. Ma se uno ci pensa non abbiamo mai visto con i nostri occhi una cosa minimamente simile a questa. Ma la domanda poi, da dove viene tutta la variazione che abbiamo oggi? Irgendwo muss die Variazione herkommen. E quindi ci deve essere un pool. Dann heißt es durch einen Prozess der natürlichen Auslese. E loro dicono che c'è il processo della selezione naturale. Das kennt man vielleicht, der stärkste überlebt. E quindi la legge del più forte che sopravvive. Also wenn ich viele Hunde habe, se ho tanti cani und ich habe ein bestimmtes Umfeld, wo die leben sollen, e ho un ambiente, dann sagt die Evolutionstheorie, l'evoluzione dice la teoria, die Schwächeren sterben aus, che quelli più deboli vanno, muoiono, und die Stärkeren überleben, i più forti resistono, sopravvivono, und daher kommt die Variation. E da questo si sviluppa una variazione che vediamo oggi. Der Stärkere überlebt. Ma il più grande sopravvive. Bringt das neue Information oder bringt das weniger Information? Secondo voi questa cosa porta più informazioni se il più forte sopravvive o meno informazioni? Wird was dazu getan oder was weggenommen? Meno, viene qualcosa che viene aggiunto in questa variazione oppure viene diminuita la variazione? Minus. Meno. Wenn ich 5 Autos baue, se ho 5 macchine, io creo, progetto 5 macchine. 4 Fiat und ein Ferrari. 4 Fiat e una Ferrari. Und ich will damit ein Rennen gewinnen. Non voglio vincere la gara. Dann sterben 4 Autos aus. Allora, 4 vengono ad essere, muoiono, quindi non sono utilizzabili. Und ich verliere Informationen. E quindi l'informazione che avevo in questi altri 4 modelli viene ad essere persa. Und danach wird der Ferrari weiterentwickelt. E quindi l'unica è la Ferrari che continua ad essere sviluppata. Also man verliert sozusagen. Quindi in realtà in questa evoluzione si perde l'informazione. Das heißt, es kommt nichts Neues dazu, aber ich kann dadurch was wegschmeißen. Non viene ad essere prodotta qualcosa di nuovo. Also der Stärkere überlebt, sagt mir nicht, wo die Variation herkommt. Allora, la legge del più forte che sopravvive non ci fa capire da dove abbiamo questa variazione. Er löscht mir immer alles Schlechte. In realtà molti vengono ad essere eliminati come das heißt, possibilità. Das heißt, die Information muss schon da gewesen sein. Vuol dire che l'informazione deve essere già lì presente. Man hat mal vermutet, vielleicht gibt es Mutation. E qualcuno ha detto che abbiamo però le mutazioni. Also dieser DNA-Strang mutiert. Cioè il DNA vediamo che muta. Und deswegen kommen immer neue Sachen hervor.
Per questo ci sono sempre delle nuove variazioni, nuove cose. E oggi l'abbiamo osservato il DNA, ma non funziona così. Però noi diciamo, è chiaro che non lo vediamo, perché il tempo in cui noi possiamo osservare il DNA è molto corto. Se per esempio guardiamo 10 generazioni non vediamo una differenza. Però se noi mettessimo insieme tante generazioni, molte di più, vedremmo la differenza. Attraverso le mutazioni genetiche. E uno ha cercato di fare proprio un esperimento per provare questo. Quindi si è preso una struttura facile, semplice, se c'è, e da osservare per 1000 generazioni. E la cosa più facile è farlo con i batteri. Perché in pochi anni tu puoi produrre tante generazioni, anche 1000 generazioni di batteri. Per esempio è stata cambiata la temperatura, l'atmosfera dei batteri, la luce. E dopo 1000 generazioni di batteri, che cosa è cambiato nel batterio? Nulla. Dopo 1000 generazioni. Das sollte der Beweis sein, dass natürliche Mutationen neue Arten hervorbringen. Questo avrebbe dovuto spiegare che le mutazioni naturali dovrebbero creare nuove specie. Bis heute nicht geklappt. Ma per adesso non abbiamo nuove specie con le mutazioni. Aber wir können ja mal annehmen, das funktioniert. Però immaginiamo che funziona con queste mutazioni. Also in dem Meer hat sich was entwickelt. Quindi nel mare si è creato questa cellula. Es gab eine Zelle. Primordiale. Die Zelle hat sich gesagt, ich teile mich mal. Che a un certo punto ha detto mi voglio sdoppiare. Woher immer diese Information kam. E non sappiamo da dove viene l'informazione di ora mi voglio sdoppiare. Aber ich habe dann plötzlich mehrere Zellen. Però a un certo punto abbiamo un gruppo di cellule. Und irgendwann finden sich diese Zellen zusammen. E tra di loro si sono anche insieme. Und bauen so ein kleines Blatt. E hanno creato una piccola foglia. Und dann warte ich noch. E poi aspetto altre centinaia di generazioni. Dann entwickelt sich daraus ein Fisch. E da queste piante si creerà un pesce. Das ist die Theorie. Questa è la teoria. Und dann schaue ich das mal an. E poi guardiamo un pesce. Jetzt hab ich, nehmen wir an, das wäre wirklich so passiert. Immaginiamo che fino adesso sia esattamente questa la spiegazione. Jetzt schwimmt ein Fisch im Meer. Ora abbiamo finalmente il nostro pesce che nuota. Wie pflanzt sich ein Fisch eigentlich fort? Ma come fa questo pesce a riprodursi? Der braucht ein Mädchen. Ha bisogno del pesce femmina. Nun, es gibt männliche und weibliche Fische. Ci sono pesci maschi e pesci femmine. Evolutionistisch ist das ein Horror. Però dal punto di vista evoluzionista è poco intelligente, è un orrore. Die sind eigentlich die gleiche Art. Perché sono esattamente la stessa specie, però dentro gli organi sono diversissimi. Die einen haben Apparat, um Eier zu produzieren. Alcuni hanno l'apparato per produrre le uova. Und die anderen, können ein Besamungsapparat produzieren. E gli altri hanno l'apparato per creare il seme. Wie sind diese Dinge entstanden? Ma come mai si sono create questi due apparati? Zufall. Per caso. Und das muss ganz kurz entstanden sein. E deve essere anche svilupparsi in maniera veloce. Denn es bringt einem weiblichen Fisch nichts. Perché non ha nessun vantaggio se ci abbiamo un pesce. Wenn es über Generationen so ein Eierlegeapparat produziert. Um das zu entwickeln. Ja, genau, um Eier zu legen. Se ci sono tante generazioni per creare questo apparato riproduttivo. Aber das Männchen, die nicht befruchten kann. Però il pesce uomo non è ancora stato sviluppato, non è in grado di fecondare le uova. Also es muss einen männlichen Fisch geben, ha? Quindi ci sono questi uomini pesci maschi. Und es muss sich ein weiblicher Fisch entwickeln. Che contemporaneamente si sono sviluppati insieme agli uomini, ai pesci femmina. Und die müssen perfekt kompatibel sein. E devono essere sviluppati anche in una maniera compatibilmente perfetta contemporaneamente. Und die müssen im gleichen Zeitraum entwickelt worden sein. Quindi nello stesso tempo, nel periodo di tempo uguale. Wie lange lebt ein Fisch? E quanto tempo vive un pesce? Je nach Fisch vielleicht 30 Jahre. Forse al massimo 30 anni, una media. Kommt von Fisch, hängt auf Fisch a auf. Seconda del pesce. Jetzt in der Lebensspanne von 30 Jahren müssen die beiden
sich irgendwie müssen die Beine das entwickelt haben. Quindi contemporaneamente devono svilupparsi questi apparati in questa maniera in circa 30 anni. Aber das Männchen muss zufällig entstanden sein. Una cosa per caso il maschio. Das Weibchen muss zufällig entstanden sein. Per caso la femmina. Und die beiden müssen auch noch ortsgleich sein. E questi si devono creare, si devono trovare anche nello stesso mare o nello stesso luogo. Denn es nützt ja nichts, wenn das Männchen im Atlantik entwickelt wird und das Weibchen im Pazifik. Perché non serve a niente se il maschio si trova nell'Oceano Atlantico e la femmina nell'Oceano Pacifico. Die treffen sich ja nie. Anche per 30 anni non si incontrerebbero mai. Also, und was ist die offizielle Meinung? Quindi qual è la spiegazione? Wir haben keine. Non abbiamo nessuna spiegazione. Irgendwie ist es so da. In una certa maniera si sono sviluppati perfettamente così. Wisst ihr, wir sagen immer die Evolutionstheorie. Noi diciamo sempre la teoria evoluzionista. Aber es gibt gar keine zusammenhängende Theorie. Ma non c'è un collegamento logico. Das sind immer so Stückchen. Ci sono, non è una cosa continua, ma ci sono sempre delle teorie su alcune parti di questo sviluppo. Deswegen können die Eltern ihren Kindern das auch nie in der Schule erklären. Ecco perché die Eltern oder die Lehrer? Die Eltern, den Kindern. Ah, ecco perché anche per i genitori è difficile spiegare questi passaggi ai bambini. Die Kinder fragen, wie geht das? Perché i bambini chiedono, ma come funziona? Die Wissenschaft sagt so und so. E quindi uno risponde sempre, perché la scienza dice. Aber wir können nicht erklären, wie das funktioniert. Ma non capiamo il meccanismo da spiegare. Ist auch kein Wunder, das kann keiner. Ma perché non lo sa nessuno il meccanismo? Aber es geht noch weiter. Però continuiamo. Also, wir haben Männchen und Weibchen. Allora immaginiamo finalmente si sono creati questo maschio e femmina. Und treffen sich und pflanzen sich fort. Si incontrano e si riproducono. Und die bilden eine Population. E creano una popolazione di pesci. Jetzt habe ich eine Population aus ziemlich gleichen Fischen. Ora abbiamo dei pesci molto simili tra di loro. Jetzt haben die sich irgendwann mal gedacht, die haben nicht genug Nahrung im Wasser. E a un certo punto hanno detto, ok, il cibo che c'è nella nostra nell'acqua non è sufficiente. Aber draußen an Land gibt's viel Nahrung. Però fuori nella sulla terra c'è della vegetazione. Wir wechseln unseren Lebensraum. Allora dobbiamo cambiare ambiente. Che addirittura dei pesci non vengono fuori i mammiferi. Also alle Landsäugetiere. Tutti gli esseri che si trovano sulla terra. Und nebenbei auch wir Menschen. E anche l'uomo. Also il Fisch war im Wasser. Quindi questo pesce che si trovava nel mare. Man hat sich gedacht, die Nahrung auf Land ist besser. Ha detto che okay, io ho bisogno di questo cibo sulla terra. Und hat jetzt angefangen, Beine zu entwickeln. È iniziato a sviluppare una gamba. Hat die Kiemen sich abgeschafft. E ha iniziato a eliminare le branchie. Branchie? Und hat eine Lunge entwickelt. Ha sviluppato un polmone. Mit Lungenbläschen. Con gli alveoli. Und Atemwegen. E la trachea con i bronchi. Die konnte aber noch nicht gebrauchen. Però non li poteva ancora utilizzare. Denn er brauchte noch ein Zwerchfell. Perché aveva anche bisogno contemporaneamente del diaframma. Und sein Blutkreislauf musste verändert werden. E tutto il sistema circolatorio dei polmoni doveva essere anche sviluppato. Und natürlich konnte er sein Eilegeapparat nicht mehr gebrauchen. E naturalmente non aveva neanche bisogno di questo tipo di produzione di apparato per produrre le uova. Also brauchte er eine Gebärmutter. Perché adesso si sta sviluppando e ha bisogno di un utero. Und die Eierstöcke. E di ovaie. Also einen ganzen neuen Apparat. Un apparato completamente diverso. Und es nützt ja nichts, wenn er jetzt eine Gebärmutter hat. E non ha neanche senso se ha sviluppato con le mutazioni l'utero. Es muss auch noch Männchen geben. Ma ci deve essere anche un. Sonst nützt das nichts. Altrimenti non ha senso, cioè non ha pro. Das muss sich per Zufall parallel entwickelt haben. Contemporaneamente si deve sviluppare anche il maschio nella stessa direzione. Und dann kam irgendwann das erste Baby auf die Welt. E a un certo punto si crea questo nuovo cucciolo. Ha festgestellt, oh, wir haben keine Milchdrüsen. Ah, e alla fine uno si rende conto, oh, non ho sviluppato le mammelle. Muss Milchdrüsen entwickelt werden. Anche lì deve essere sviluppato contemporaneamente tutte le mammelle, le ghiandole mammarie. Durch Mutation? Attraverso la mutazione. Das ist so hochkomplex. È così complesso. Und das muss alles gleichzeitig sein. E deve essere anche contemporaneo. Wie soll das passiert sein? Ma come è possibile? Come si spiega? Zufall. Caso. Das erfordert einen riesen Glauben. Questo veramente uno ha bisogno di un sacco di fede per credere a questo. Und wenn das beim ersten Fisch, der an Land kommt, nicht funktioniert? E se per il primo pesce che cerca di ammarare non funziona? Wie viele Versuche habe ich?
Ma quante chance ho e quante prove devo fare? Und wenn das wirklich geht, e se veramente alla fine succede così? Ein Fisch entwickelt sich zum Beispiel zu einer Ente. Alla fine riusciamo a sviluppare un pesce fino ad una papera. Und ich stelle mich heute hier in Italien ans Meer. E io adesso vado in Italia al mare. Und ich beobachte die Fische. E osservo i pesci. Dann müsste ich doch schon Fische sehen, die schon die Teilentwicklung eines Schnabels haben. E dovrei anche adesso vedere dei pesci che stanno continuando a svilupparsi con un mezzo becco. Federn. Con delle piume. Andere Augen. Con degli occhi diversi. Una specie di polmone per gli uccelli, da uccelli. Piedi, mezzi piedi. Eine riesen Brustmuskulatur für die Flügel. Tutti questi muscoli dovremmo vedere che si stanno sviluppando. Aber in Italien sehe ich entweder einen Fisch oder eine Ente. Ma in Italia quello che vedo è o un pesce o una papera. Ich habe noch nie einen Zwischenteil gesehen. Non ho mai visto una di queste forme di prova di. Und die Wissenschaftler suchen seit 200 Jahren nach einem Zwischenstück. E da 200 anni, da quando c'è questa teoria, si cercano questi anelli mancanti intermediari di intermezzo. Es wurden bis heute null gefunden. E non ce n'è neanche uno credibile. Wenn das wirklich diese Vielfalt erklärt, die wir heute sehen, se veramente questa è la teoria che spiega la varietà che vediamo oggi, dann müssen wir ständig Fische sehen, die aus dem Wasser krabbeln. Allora dovremmo vedere continuamente questi animali in evoluzione in questo senso che escono dall'acqua. Zumindest irgendwelche anderen Teile an sich haben, die nicht hingehören. Oppure qualcosa che vediamo che è uno sviluppo di un altro pezzo di organo. Aber nach der Evolutionstheorie, ma secondo l'evoluzione, würden diese sofort eliminiert werden. Questi animali strani con questi nuovi pezzi subito sarebbero eliminati. Wenn ein Fisch im Wasser schwimmt, perché se un pesce nuota und plötzlich aus Zufall e per caso ein Bein entwickelt, riesce a sviluppare una gamba, hat er einen Nachteil beim Schwimmen. Ha naturalmente una difficoltà in più nel nuotare. Aber nur der Stärkere überlebt. E soltanto il più forte sopravvive. Die geringste Veränderung würde sofort ausgelöscht werden. Tutta questa modifica di solito è sempre eliminata e non si riproduce, non continua a resistere. Das macht keinen Sinn. Non ha senso. Nun, wir sehen Veränderung. Noi vediamo delle modifiche. Also, zum Beispiel hier. Per esempio qui. Es gibt so eine, die sogenannte Makroevolution. Abbiamo la Makroevoluzione. Und die Mikroevolution. E la Mikroevoluzione. Und die Mikroevolution sagt. La Mikroevoluzione dice. Es gab am Anfang ein Wolf. All'inizio c'era questo antenato lupo. Und aus dem kommen alle Hundearten. E da questi vengono tutti i tipi di razze di cani che abbiamo. Ein Urtier mit der ganzen Genetik für alle. E in questo antenato lupo abbiamo la genetica di tutti i tipi di cani. Oder Mikroevolution. Questa è la microevoluzione. Da glauben sowohl die Kreationisten als auch die Evolutionisten. E a questo credono tutti, sia gli evoluzionisti che i creazionisti. Das gleiche bei den Blumen. La stessa cosa per le piante. Es gab irgendwie eine Urrose. Diciamo che c'è un antenato rosa. Von die hat alle Informationen. E dentro di sé questa rosa ha tutte le informazioni genetiche. Und von der kommt alles. Per creare tutte le variazioni. Das glauben beide Lager. Tutte e due le teorie credono alla microevoluzione. Also, genau, an Variation, Mikroevoluzione glauben alle. Alla variazione. Aber Makroevoluzione speziell. Ma per la macroevoluzione c'è qualcosa di particolare. Denn das meint, am Anfang war ein Stein. Perché vuol dire all'inizio c'era una pietra. Und aus den Elementen des Steins. E da questi elementi della pietra inanimata sono creati animali e piante. Dafür gibt's keine Beweise. E non c'è nessuna prova di questo salto. Es ist eine Philosophie. È proprio una filosofia. Man kann es glauben oder auch nicht. Si può credere oppure no. Aber das ist jedem Menschen frei. Però ognuno ha la capacità di scelta. Also ich glaube das nicht. Io non ci credo che sia possibile. Ich hab das früher mal geglaubt. Prima ci credevo. Weil mir das in der Schule so gesagt hat. Perché nella scuola mi hanno spiegato questi salti. Aber bis heute gibt's keinen Beweis. Però non esistono prove fino ad oggi. Mikroevoluzione gibt es? Come microevoluzione ne abbiamo tanti. Kennt jeder. Ognuno lo conosce. Makroevoluzione ist eine Theorie. Per quanto riguarda la macroevoluzione è solo una teoria. Sieht also so aus. Cioè questo immagine ci aiuta. Das hier ist Makroevolution. Qui a sinistra vediamo la macroevoluzione. Anfang war da irgendwo ein Stein. Cioè all'inizio c'era una pietra inanimata. Dann kam irgendwie eine Zelle.
Poi da questo si sviluppa una cellula, una medusa, poi viene un trilobita, poi viene un pesce, un'anfibia, poi un mammifero e alla fine l'uomo. Questa è la macroevoluzione. E quello che noi cerchiamo da 200 anni sono gli anelli mancanti intermedi. Conosciamo quella forma, l'altra forma, ma non conosciamo i pezzi di queste mezze creature. Questa è una teoria. Macroevoluzione. Microevoluzione è molto facile. C'era all'inizio un lupo iniziale, antenato. E da questi possono venire il cane, il coyote, il dingo, la volpe. Tutti hanno la stessa genetica come famiglia. An Evolution glauben schon alle, aber nur an Dieter. A tutti credono a questo tipo di evoluzione di destra. Darwin hat sein Leben lang zwischen Fossilien gesucht. Anche Darwin ha cercato in tutti i fossili per tutta la sua vita questi anelli mancanti tra specie. Und am Ende seines Lebens hat Charles Darwin gesagt. E alla fine della sua vita Charles Darwin ha detto. Dass er seine Theorie verwirft. Er wollte sie beweisen, aber er kann sie nicht beweisen. Addirittura ha detto questa teoria non è provata. Erster deutsche Wissenschaftler Haeckel, der hat nach ihm dann das rausgebracht. E quindi non l'ha più considerata, mentre Haeckel ha preso, che era uno scienziato tedesco, ha preso questa teoria e ha continuato a sviluppare su altre. Bis heute suchen wir zwischen fossili. E anche adesso ancora si cercano questi fossili di animali intermedi che non ci sono. Ich glaube, es war so wie die Bibel sagt. Io penso che la Bibbia ha ragione. Ich glaube, es gibt all diese Tiere. Io penso che ci sono tutti questi animali. Es gibt vielleicht 15 Arten von Elefanten. Naturalmente adesso ce ne abbiamo 15, prima forse ce n'erano 50. Es gibt vielleicht 1000 verschiedene Medusen. Forse abbiamo 1000 tipi diversi di meduse. Aber es gibt kein Zwischentier. Però non abbiamo gli animali di mezzo, intermedi. Jedes Tier ist eine eigene Art, wie die Bibel das beschreibt. Ogni specie è differente, separata come famiglia. Es gibt vielleicht 500 verschiedene Tauben. Forse ce ne sono veramente 500 tipi diversi di colombe o piccioni. Aber das sind alles immer noch Tauben. Però sono tutti sempre questa famiglia di piccioni e colombe. Und die können sie untereinander fortpflanzen. E tra di loro si possono riprodurre. Aber niemals werden wir sehen. Ma non vedremo mai, e sono veramente convinto, che a un certo punto il cavallo va a produrre uova e da queste uova esce fuori, per esempio, una colomba. Non lo vedrò mai questo fenomeno. Cioè che da una specie genetica si va a sviluppare un'altra specie genetica. Als Gott die Tiere geschaffen hat, quando Dio ha creato gli animali, hat er hier eine riesen Genetik reingelegt. Ha creato in questo animale una grande informazione genetica. Der Urfrosch hatte alles. Cioè l'antenato rana aveva tutto in sé. Und all unsere Frösche heute können wir uns angucken. E in tutti i tipi di rane possiamo vedere questa variazione. Alle Farben, Formen, Größen. Tutte le varie forme, le varie grandezze, i vari colori. So hat Gott das gemacht. È quello che ha creato, sì. Mose. Ecco perché in Genesi troviamo, poi Dio disse, produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Also nach all dem, was ich in der Welt sehe, dopo tutto quello che io osservo nel mondo, glaube ich, dass es genauso war, wie es da steht. Io credo proprio che questa descrizione sia vera. Gott hat die Tiere geschaffen. Dio ha creato gli animali. Er hat die ganze Information da reingelegt. Tutte le informazioni nei diversi animali. Und seitdem reduziert sich das. E da quel momento in poi l'informazione, quello che abbiamo, purtroppo si riduce. Tierarten sterben aus. Perché vediamo l'estinzione delle specie. Die große Variation wird kleiner. Vediamo che quelli che prima erano grandi animali li abbiamo solo piccoli. Heute sterben täglich 10 Tierarten. Al giorno si
nach der evolutionistischen Art. Ah, sì, sì, ci sono, diciamo, 10 specie, secondo quello che la scienza chiama oggi specie, di animali che vengono ad essere estinti ogni giorno. Quindi andiamo adesso a vedere un'informazione che va ad essere persa, non acquistata. Und wir sehen keine neue. E non vediamo nuove informazioni che si crea. Ich glaube, die entsteht nicht von selbst. Io penso che non si crea da sola. Aber es ist eine Glaubenssache. Però è una cosa di fede, di credo. Ich kann das glauben oder ich kann das glauben. Posso credere questa cosa o un'altra cosa. Das muss jeder selber entscheiden. Però ognuno deve decidere per sé. E secondo tutto quello che osservo, io credo alla Bibbia. Vielleicht, wir wollen uns morgen noch ein bisschen mehr angucken von der Schöpfung. Domani guarderemo ancora qualcos'altro riguardante la creazione. Denn morgen wollen wir über Zoologie sprechen. E domani parleremo della zoologia. Da wollen wir uns mal mit dem Dilemma von Darwin beschäftigen. E parleremo del dilemma di Darwin. Also wenn Gott wirklich alle Tiere geschaffen hat, ma se Dio veramente ha creato tutti gli animali, woher kommen die großen Reißzähne? Da dove vengono quei canini oppure denti a sciabola? Woher kommt das Zanne? Warum sind Schlangen giftig? Perché i serpenti sono velenosi? Warum stechen uns Mücken? Perché le zanzare ci pungono? Warum gibt es giftige Pflanzen? Perché ci sono delle piante velenose? Hat Gott das gemacht? E Dio che ha creato così? Und wenn ja, warum? E se Dio ha creato queste cose, perché le ha create? Das wollen wir uns morgen angucken. E quello ciò di cui ci occuperemo domani. Dazu eine herzliche Einladung. Per questo vi invito. Und lass uns mit einem Gebet enden. Und jetzt lasst uns im Gebet schließen. E adesso concludiamo con una preghiera. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken dafür, dass wir heute Abend gemeinsam studieren durften. Caro Padre del Cielo, ti ringraziamo di cuore che oggi abbiamo potuto studiare questo tema insieme. Danke Vater, dass du uns so viel Variation in der Schöpfung gezeigt hast. Grazie perché tu ci hai dato nella creazione tanta varietà. Du hast jeden von uns sehr individuell gemacht. Ognuno di noi è individuale. Und alles ist wunderschön, was du getan hast. È meraviglioso. Danke Herr, dass wir jetzt selbst nach 6000 Jahren Sünde immer noch die Schönheit deiner Schöpfung sehen können. Anche per, e ti ringraziamo anche perché nonostante i 6000 anni di peccato ancora possiamo vedere le meraviglie nella tua creazione. Bitte führe uns weiter, wenn wir gemeinsam studieren. Ti prego di guidarci ancora quando studieremo i prossimi temi. Und wenn wir deine Natur betrachten. E quando osserveremo la tua natura. Dass wir dich erkennen können. Affinché noi possiamo riconoscerti. Und wir danken dir dafür. E ti ringraziamo per questo. In nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.